Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Dato il fatto che siamo ancora in quarantena, voglio parlarvi di quello che mi porterò dietro con me nelle prossime... la prima occasione che avrò per andare a fare fotografie in giro. Il mio set purtroppo è quello che è, un pochino piccolino, ma spero di potervi allietare e di tenervi un po' di compagnia raccontandovi il mio zaino fotografico. E probabilmente gran parte della roba è anche dedicata al video, ma tutto quello che c'è qui dentro è compatibile con la mia vocazione fotografica e con la voglia che ho di fare fotografie. Stranamente, più sto chiuso in casa, più ho voglia di fare fotografie. Allora, partiamo dallo zaino che porto con me. Che è un... vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Lo zaino è un Love Pro, che non conosco il modello, ve lo lascio linkato qui sotto in descrizione. È uno zaino davvero fantastico, ha più di un compartimento e riesce a portare anche un MacBook Pro da 16 pollici, cosa importante che è stata nella mia scelta dello zaino, proprio perché avevo necessità di dover portare con me anche il mio MacBook Pro. Poi abbiamo diverse tasche, ma quella più importante è la tasca più grande, che contiene tutto il reparto fotografico. Sì, perché il portatile adesso non è qui dentro. Allora, apro il mio zaino sperando che si veda qualcosa. Si vede pochissimo, vabbè, a mano questo è il mio zaino fotografico. Allora, a mano vi indico, vi faccio vedere quello che c'è all'interno. Questo unico compartimento vuoto è quello dedicato alla GH5 solo corpo, che adesso sta registrando, quindi è l'unica cosa che non vedrete all'interno dello zaino. La GH5 la utilizzo prettamente per la realizzazione, per l'uso videografico, quindi di video, mentre per la parte fotografica ho optato nell'ultimo periodo per utilizzare questa, un Olympus MD M1 Mark II. È una delle top di casa Olympus ancora in vendita, anche se è uscita da poco la Mark III, che porta lo stesso sensore, ha dei miglioramenti, ha il processore più veloce, più performante, addirittura anche più performante della M1X, sensore micro 4 terzi da 20 megapixel. Io sono un amante del micro 4 terzi perché mi dà la possibilità di portare con me corpi che abbiano un'estrema qualità in un corpo piccolo, solido e estremamente, paradossalmente, più economico rispetto all'utilizzo di macchine full frame. Ora, di sicuro ci sono le differenze con l'utilizzo di macchine full frame, ma nel caso del micro 4 terzi ci sono tutta una serie di possibilità, come ad esempio le lenti, che tutta la linea professionale di casa Olympus, che sono le lenti a mio avviso migliori per il micro 4 terzi. Nulla togliere alle lenti della Lumix, ma io ho preferito puntare, a prescindere dal corpo macchina, a tutte le lenti Olympus. Questo perché hanno un'estrema solidità tutte quante ed l'Olympus ha una linea detta Pro che ha tutti gli zoom f2.8. Dato che, essendo un sensore piccolo, lavorando con sensori piuttosto piccoli, che il micro 4 terzi, avere almeno lenti piuttosto luminose aiuta tantissimo, aiuta non poco, perché il sensore micro 4 terzi assorbe molta meno luce, quindi avere ottiche f2.8 quantomeno si riesce a compensare un pochino quello che è il gap della luce. E inoltre tutte le lenti micro 4 terzi Pro di casa Olympus hanno tutte quante una caratteristica fondamentale, come anche i corpi macchina, sia la Olympus M1 che questa, sia la GH5 che sto utilizzando per il video, che sono tutte quante lenti e corpi tropicalizzati. Anzi, probabilmente Olympus ancora di più rispetto a Panasonic e a GH5. Ma vi faccio vedere in ordine di grandezza quello che contiene il mio zaino. Allora, abbiamo una sacchettina per le SD, poi ho batterie a gogo, ho circa 6 batterie, 3 per Olympus e 3 per Panasonic. Ho la mia GoPro, che però adesso non è all'interno dello zaino perché la sto portando con me per vloggare, con sempre 3 batterie. Poi ho questo, che è la cosa più piccolina di Olympus in questo momento, che è il teleconverter 1.4, teleconverter che si utilizza vicino a questo, che è il
40-150 f2.8 di Olympus, uno zoom estremamente versatile e potente, oltre al fatto che è davvero davvero resistente. E questo zoom nell'equivalente 35 mm copre una focale che va da 80 mm a 300, e con il teleconverter, che mi fa perdere uno stop di luminosità, mi arriva con un moltiplicatore di 1.4. Ciò significa che mi arriva a diventare un 120-400 su per giù, ed è estremamente potente, anche perché è una lente di altissima qualità, molto nitida, molto compatta, che realmente rispetto ai competitor non costa assolutamente nulla e che mi permette di un'estendibilità enorme ab enorme. Addirittura con un semplice teleconverter, con un semplice convertitore piccolino che tengo lasciato in borsa, mi estende ancora di più il range di utilizzo. Ed è una delle cose che mi ha fatto impazzire di questa lente è proprio questo, il paraluce, perché ha un sistema intelligentissimo. I paraluci normalmente sono molto scomodi, specialmente quelli là degli zoom, perché sono molto grossi, quindi ci tocca svitarli e metterli al contrario. Invece questo è un sistema per il quale, con una semplice molla, io posso tirarlo su, utilizzarlo, quando non mi serve più giro la molla e lo ritiro giù, così mi diventa compatto senza dover smontare e rimontare. E così, con questo sistema, il paraluce ha tutto un altro effetto ed è assolutamente fantastico. E questo è l'ultimo arrivato che ho preso usato da casa Fotoema, perché ho fatto a cambio con la mia camera che utilizzavo per la realizzazione di video, che è la Blackmagic Pocket Cinemacamera 4K. Questo perché, per il tipo di utilizzo che faccio io di video, ho la GH5 che è perfetta ed è oltre le aspettative, e perché poi in ufficio comunque utilizziamo le C200, quindi comunque abbiamo corpi macchina molto performanti. Quindi ottica fantastica, poso anche il corpo macchina, vi faccio vedere l'ottica tuttofare perfetta, che è il 1240 f2.8, sempre di casa Olympus. Io ho tutta la linea, ho la triade degli zoom Pro di casa Olympus. Questo è il tuttofare, che 12-40-28 prende, copre una focale sul super 35 tra 24 e 80 mm. Ci faccio di tutto, praticamente metto questo davanti alla camera e ci faccio di tutto. Infatti io normalmente monto questo davanti alla GH5 per i video, e le altre due lenti, uno è lo zoom e l'altro, adesso ve lo mostro, le utilizzo davanti alla Olympus per scattare. Sì, perché il mio obiettivo preferito è questo 7-14 f2.8 Olympus. 7-14 significa che è un 14-28 mm, è un grandangolo spintissimo, ultra preciso, messa a fuoco velocissima, super nitidissimo. L'unico problema è che è relativamente pesante, anche se confrontato a questo, che è molto più grosso. Questo è molto più pesante perché le lenti sono molto più incisive. E tutti questi zoom Olympus, tutta la linea Pro di Olympus in realtà, ha una cosa fantastica per la messa a fuoco manuale, dato che sono tutte quante lenti che hanno l'autofocus. Abbassando questo grip, le lenti diventano in manuale, e ritirandolo su diventano nuovamente automatiche. È fantastica, è una soluzione fantasticamente ottima e ottimale. Ultima lente che io ho, perché la adoro, è un trentino millimetri macro, perché mi piace fare la fotografia macro, e quindi un trentino minuscolo, anche se è f3.5, in borsa l'ho buttato. Oltre questo, in borsa normalmente metto anche altre cose. Come detto, in base all'utilizzo che devo fare della mia uscita, che sia fotografica, video, per lavoro o meno, inserisco all'interno del mio zaino altri accessori. Di sicuro sempre con me la GoPro, per ora la Hero 7, probabilmente prenderò la 8, ma con me porto sempre un lavalier della Rode con i wireless Go, questi qua. Microfono e trasmettitore ricevitore, fantastico utilizzo, ottimi, performantissimi. Con me ho anche il Rode VideoMic NTG, che in questo momento sta registrando dalla GH5, sto registrando anche con questo, che è il Rode USB, perché ho la stanza che ha tanti rimbombi, e quello lo sto provando, quindi sono un po' indeciso sull'utilizzo e quando utilizzarlo, perché se mi trovo davvero bene lo utilizzerò molto di più anche rispetto a questo. E poi, come ultima cosa, porto con me molto probabilmente quasi sempre una camera 360, perché oltre ad essere amante del 360, io utilizzo questa Woods XR, che mi permette di registrare
video e foto in 6K a 360 oppure a 3K 180 gradi stereoscopico. Oltre al form factor davvero simpatico, è una camera molto prestante che ha un costo molto più ridotto rispetto ad altre macchine ed è molto interessante, quindi io ce l'ho sempre buttata nello zaino perché è molto ma molto comoda e poi qualche scattino a 360 può sempre capitare. Questo è il mio zaino ed è tutto quello che porto con me ed è tutto quello che porterò con me alla mia prima uscita fotografica. Ultima cosa, non per ordine di importanza, dipende sempre dal progetto che sto affrontando, io utilizzo a casa, vicino al mio MacBook Pro, vicino al mio Mac, un Atomos Shinobi, che è un monitor della Atomos con un bellissimo pannello che mi dà una reference visiva di quello che faccio, specialmente quando faccio color. E questo monitor naturalmente nasce come monitor camera, molto comodo perché è un monitor più grande rispetto sia a quello della Olympus che a quella della GH5, quindi dipende dalla situazione e dalle circostanze, lo porto con me, lo butto in borsa e lo utilizzo come monitor esterno. Oltre a questo, oltre al portatile che poi porto con me, non porto null'altro. Ah, vi faccio vedere la GoPro. Io sono un amante della GoPro, non la utilizzo tantissimo e spesso, specialmente non la utilizzo per riprese estreme, ma sono un amante, quindi ho sempre avuto una GoPro. Dalla Hero 5 in poi, no, tranne la 6, no, in verità non l'ho sempre avuta. La prima GoPro che ho avuto è stata la 5, però ho lavorato con la 3, con la 4, un po' con tutte quante. E sono innamorato e affascinato, quindi la porto sempre con me. E ultimo acquisto che ho fatto è il cavallettino piccolino della GoPro, perché diventa una piccola pull e inoltre, anche se è di plastica, un piccolo treppiedi per poter poggiare la mia GoPro. Insomma, questo era il mio zaino. Beh, adesso dovete dirmi voi cosa porterete con voi durante la vostra prima uscita fotografica. Fotografica o meno, anche se volete andare a fare semplicemente una gita e volete portarvi una macchina fotografica per realizzare dei ricordi, finalmente prenderemo un po' d'aria. Raccontatemi che cosa vi porterete con voi e se avete bisogno di consigli, oltre al link qui sotto in descrizione, scrivetemi nei commenti così possiamo parlarne insieme. Spero che questo video sia stato utile per capire almeno come un amante del Mirko 4 terzi vede la fotografia e quali sono gli obiettivi che più utilizza. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanellina per essere sempre informati su tutti i video che usciranno. Cos'altro dirvi? Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.